La primavera è stata una stagione che ha sorpreso molte persone perché abbiamo avuto temperature spesso basse, abbiamo avuto delle nevicate. Molte persone si sono dette: sarò anche vecchio, ma la neve di maggio non me la ricordavo mica. Ci stupiamo quindi di aver incontrato una primavera decisamente più fredda. Aprile ha fatto registrare due giornate che hanno portato temperature vicine ai meno 3. Questa gelata ha avuto conseguenze nefaste per quanto riguarda l'agricoltura. Quindi quando si faranno i conti sui residui glaciali delle Alpi Giulie, potremo attenderci degli risultati positivi. Il livello di anidride carbonica nell'atmosfera è in costante aumento. Il clima del pianeta si sta scaldando a livello globale, ma in aree più ristrette dobbiamo considerare una variabilità più ampia.